Non so come si vedrà, ma provo a fare una diretta Periscope da Piazza Duca d'Aosta a Milano per la manifestazione fuori dai Maroni. Ringrazio i ragazzi di Gazebo che mi hanno gentilmente fornito di un ombrello che mi impedisce di morire affogato. Cercherò di farvi vedere quello che posso, una foresta di ombrelli. Saluto intanto il gruppo Marpie per il supporto morale, se non logistico. Non c'è un grande spazio di manovra. Non so se sentite, ma stanno provando a trasmettere, non si sente quasi niente. Quindi tutti quelli con gli ombrelli bianchi cortesemente, e magari fate cambi, date l'ombrello a qualcun altro e voi ne usate un altro. L'importante è che tutti gli ombrelli bianchi stiano vicini. Ecco, vedo che si stanno già muovendo, bravi, siete bravissimi. Così, guarda, un altro, che bello. Ecco, vi chiedo anche, siccome è un po' difficile con gli ombrelli stare tutti vicini, se ci allarghiamo un pochino, poi vi prometto che veniamo lì in mezzo a voi, quindi non vi preoccupate, vi mandiamo qualcuno in mezzo a voi a salutarvi uno per uno, quindi non c'è bisogno che vi accalcate. Brava Patrizia! Ok, se vi allargate e state anche tutti un po' più larghi, così stiamo anche meglio. Bene, adesso tra un pochino iniziamo, vedo che ci sono anche i medici clown che ci fanno compagnia, anche se in questo caso c'è poco da scherzare e poco da ridere. Ecco che arriva anche Giorgio. Allora, tra un po' iniziamo, ragazzi, facciamo due o tre interventi in cui vi spiegheremo che cosa è successo, i motivi per cui siamo qua, dopodiché cominciamo con le coreografie. E se ci riusciamo, ma ci dobbiamo riuscire, dovremo riuscire alla fine a circondare il Pirellone per dare il messaggio chiaro: arrendetevi, siete circondati, tutti a casa. Quindi questo sarà la fine. Quindi adesso, ragazzi, dateci ancora 2 minuti e iniziamo. Oh.
Trovo un cane particolarmente curioso dei miei garzoni. Io no. È arrivato il pezzo fuori. Maroni parlava ovviamente, no? Di tutto. C'è Maroni. Non ce l'ha. Ragazzi, sì, vi posso, se vi allontanate tutti però. Però vi dovete allontanare un attimino. Vi dovete allontanare. Sentiamoci la corsa. Davanti è un bel... Rieccoci qui. Grazie. La foto la facciamo da qui verso l'esterno quando siamo pronti. Allora ragazzi, vi chiedo una cortesia, vi allontanate un attimo per favore, così facciamo anche la foto. Grazie. Fuori, allontanate un attimo, grazie. Allora tutti i ragazzi qui, tutti qui, così la facciamo con tutte le persone, vediamo tutti nella foto. E tutti qui, allora tutti qui, se voi andate un po' più indietro riusciamo anche noi a starci, però tutti qui, quindi magari andate a finire sotto il gazebo, magari finite sotto il gazebo e torta sotto così in più. Un po' più indietro ragazzi. E rosa! C'è il portale di esecuzione dei cronisti. Allora, il messaggio che vogliamo lanciare oggi è: insieme ai tanti soldi che poi ovviamente raccoglieremo, abbassate gli ombrelli, ok, più acqua con gli ombrelli. Allora, il messaggio che vogliamo lanciare oggi è: fuori dai Maroni! Tutti insieme! Fuori dai Maroni!
Ok, adesso proviamo a raccontarvi cosa è successo. Tieni occhio qua con noi, ci fa compagnia, non ti preoccupare. Magari ti rovini definitivamente. Allora, adesso andiamo da quella parte, quindi posto dei loro ci date, vi vediamo le spalle. Adesso chiediamo. C'è un casino oggi con gli ombrelli. Le persone dietro si spostano anche un attimino, così facciamo spazio per te. Allora adesso chiediamo a uno dei nostri portavoce in regione, di darci due indicazioni su quello che è successo in questi anni, perché non è solo una questione delle ultime vicende, ma ci sono anche dei precedenti. Stefano Bustani, che è il nostro capogruppo pro tempore per questi 6 mesi, e ci racconta cosa è successo in questi anni e negli ultimi giorni. Beh, credo lo sappiate tutti, insomma, qui ci sono 500 tutti i sanitario di Maroni. Evidentemente li abbiamo scongelati dal freezer, come sapete bene, perché li hanno trovati anche lì. Bene, siamo stufi di questa situazione. Maroni si era presentato con le scope per la discontinuità con il sistema di CL e Formigoni, e invece in perfetta continuità qua volano soldi, tranne che agli italiani, ce n'è la politica, ma i cittadini non ce ne hanno soldi. Noi possiamo anche urlare di più, ma si sente male uguale. Riteniamo che sia una situazione vergognosa per l'immagine della regione e per tutti i cittadini lombardi. Qualche mese fa è stato arrestato Mario Mantovani, il vicepresidente della regione nonché assessore alla sanità, per cosa? Tangenti, corruzione. È ancora in carcere. Ci siamo? No, nel senso che non è. Ma non è la nostra casa. Riesci per favore? Grazie, gentilissimo. Qualche settimana scorsa, due settimane fa, è stato arrestato il presidente della Commissione Sanità di Regione Lombardia. Ricordiamoci che si parla di 17,5 miliardi di soldi pubblici, perché avrebbe incassato tangenti, corruzione, solite cose. Un giro d'affari di 400 milioni di soldi dei cittadini lombardi. Ma non continua a stare attaccato con la sua dentiera alla poltrona. Noi abbiamo chiesto semplicemente che si vada a casa per la dignità dei cittadini. I cittadini vogliono tornare alle elezioni e noi siamo convinti che sia necessario dare una guida a 5 Stelle per la regione Lombardia, perché siamo gli unici con le mani libere e pronti a governare per cambiare le cose, perché nella corruzione Banca Capitale ci ha insegnato che il PD c'è coinvolta. La regione Lombardia mi sembra che gli scandali parlino da solo, quindi è arrivato il momento di urlare tutti insieme fuori dai fuori. Ok, adesso sentiamo qualcuno dei nostri parlamentari. Alberto in commissione sanità o ambiente, lo ricordo. Allora, 400 milioni di euro sono pagati, non vi bastano per mandarlo fuori dai fuori. Non è possibile continuare così, anche i servizi essenziali ci vengono mangiati per i loro amici, gli appalti della Carregatti. È la vergogna peggiore fare soldi tangenti sulla pelle della gente, su un servizio sanitario che potrebbe funzionare ma non funziona. Hanno creato le ASST, hanno creato delle malattie con questa riforma, e gli infermieri non ci sono nei nostri ospedali, non lo assumono nessun personaggio che serve, per cui basta, fuori, dai, Maroni! Eugenio Casalino è il nono dei nostri portavoce in regione. Ciao a tutti, volevo brevemente darvi qualche dato. Ci sono 6 inchieste giudiziarie in corso, ci sono stati 2 arresti, come adesso ho detto prima, quindi il vicepresidente allora di Regione Lombardia Mantovani oggi agli arresti domiciliari, appunto presente alla Commissione Sanità. Io vorrei ricordare che sono sotto inchiesta oggi, sotto processo, rinviati a giudizio, il presidente Maroni stesso, per questo non lo si ricorda in questo momento, oltre al suo braccio destro che è l'assessore a bilancio Garaia.
Maroni è indagato, è sotto processo per due questioni, insomma due sue amiche che sono assunte, società, una è Eupolis e l'altra Expo SDA. Allora dovete sapere che la sua controparte in questa ipotesi di accusa è stato già condannato e il presidente Maroni andrà a processo tra pochi giorni nel mese di marzo. Questo è anche importante ricordare. Questa legislatura quindi in tre anni, finora il bilancio da questo punto di vista è un Maroni che ci aveva detto tre anni fa che avrebbe avuto pulizia dopo aver fatto cadere Maroni, no? Si presenta con sei richieste giudiziarie, due arresti e due processi in corso che riguardano il giudizio, uno il settore. Adesso direi di lasciare la parola a Giorgio Soria, il nostro portavoce alla Camera, che ha anche lui un bel po' di soldi in tasca da dare. La domanda è molto semplice: chi di voi riesce a nascondere 15.000 euro a casa? Quanti di voi qua in piazza hanno 15.000 euro a casa nascosti nel freezer? Quanti di voi? Nessuno! Nessuno! Quanti di voi nel momento in cui devono fare una visita medica con urgenza mi viene risposto che la prima data disponibile è nel 2017 o nel 2018? Chi di voi quando deve fare un attacco gli dicono che non c'è posto? In maniera colposa aumentato le liste d'attesa negli ospedali pubblici per dirottare poi voi pazienti, noi pazienti verso le cliniche private loro. Guadagnavano fino a tre volte quello che dovevano guadagnare. Ieri sono stata al banchetto che c'era zona 5. 2 milioni di euro per un ospedale. Che c'era la candidata di Milano, la Trizza di Lori. Non ha nessuno scrupolo. Fuori Milano, non è che ha vinto. Ma appena hanno avuto l'occasione hanno messo le mani nella marmellata della cittadina. Abbiamo sempre le partite del Milano. La propria vita è di Formigoni. E infatti, nella stessa maniera da Formigoni, Amaroni, passando per Salvini, hanno rubato i soldi. La Lega ha dimostrato di essere un partito ladrone. Questa settimana hanno detto al lavoro che al rinnovo di contratto bisogna del fuori dalle Maroni. Perché non ci sono i soldi, io lavoro in diritto. Sì, sentire, però, per favore. Meno fondi dal ministero. Per me, non so portavoce rubavano sui deboli, rubavano sui disabili, rubavano sui giovani. Rubavano sugli anziani, questi sono i personaggi che stanno governando la regione Lombardia oggi. Sulla pelle dei più deboli. Sono 10 anni che ci dicono i magistrati che non esistono più le condizioni. Si parla di finte consulenze, di favori, di collaborazioni carottate. Qui invece siamo tornati indietro agli anni 90. Siamo in piena Tangentopoli, mazzette fisiche, reali, nascoste nei congelatori. Questa gente si sentiva talmente impunita da non prendere neanche le minime precauzioni, neanche cercava di nascondere la mazzetta. Andavano ancora con, come si faceva 20 anni fa, all'epoca di Tangentopoli, chi se lo ricorda, le mazzette. Siamo ancora qui, dopo 20 anni siamo ancora a questi livelli. È passato un onesto, una persona estranea al sistema. Ma perché? Questa è l'importanza di avere persone oneste nelle istituzioni. Persone oneste nelle istituzioni, per questo che noi ci candidiamo a governare la regione Lombardia e a dire tutti fuori dai Maroni. Adesso Massimo De Rosa, parlamentare della Repubblica, portavoce, bucati, sono verde dietro che non ci. Che non ci facciamo portare gli ombrelli. Allora,
Il sistema è perfetto, ve ne sarete accorti. Il PD ci fa ammalare con gli inceneritori e la Lega pensa a curarci. E i soldi sono sempre i nostri, perché ci fanno ammalare con i nostri soldi, facendo investimenti sbagliati, fermando il paese. Dopodiché ci fanno curare nelle loro cliniche, con gli appalti truccati, con le mazzette, con le tangenti. Qui in Lombardia li hanno arrestati tutti, li hanno indagati tutti. La sanità lombarda è sul baratro. Allora, o Maroni se ne va a casa, oppure i lombardi si riprenderanno la Lombardia. Non ci stiamo più. Dobbiamo assolutamente fermare questo proprio. Cioè, rubavano i soldi sui dializzati, sulle dentiere, sulle cose che la gente non riesce più neanche a farsi una visita medica, e questi lo lucravano e sperperavano i nostri soldi su questo. Allora, a casa, fuori dai Maroni! Maglia di Stefano. Ciao a tutti e grazie per essere qui. La maglia! Siamo a distribuire delle magliettine che ci serviranno per circondare il pilone. Vi chiedo di stare in zona con le magliette, perché poi andiamo a circondare davvero fisicamente. Qui vorrei dire una cosa molto chiaramente: non è una questione di destra, non è una questione di sinistra, né di coloro appartenenza politica. Stefano, falla dopo. È una questione di appartenenza politica, qui è una questione di legalità e di rispetto delle nostre vite. Vite di persone oneste, persone per bene che ogni giorno in Lombardia si alzano, vanno a lavorare e cercano di andare avanti. Andare avanti nonostante una classe politica che ci ha tolto tutto, nonostante una Lega Nord che si erge a paladina della legalità e poi combina in sciuci dal 91 quando è nata. Perché ricordiamo una cosa: la Lega Nord nasce nel 91, nel 93, e tra le indagini di Enimont. Gli attori e potenti hanno gli istanti di oggi. Marino, Maroni, Salvini e l'amico loro, i più amici loro, Maroni, Salvini e tutti i comparucci, Berlusconi e quelli che si chiamano Beh, arrendetevi, siete circondati. Qui governa insieme a chi è al governo insieme a me. Mafiosi! Persone per bene. Dobbiamo tenerle così, fare per certiente, la teniamo in mano. La Lega Nord non è mai stata opposizione, è parte del sistema, è la dimostra dal fatto che in questa regione gli attori che muovevano 400 milioni di euro li facevano insieme, mantenuti che venivano a perseguire Berlusconi con Gizzi e con gli altri di questo sistema corrotto. E allora dobbiamo chiederci soltanto una cosa: vogliamo andare avanti con un sistema fatto di faccendieri e politicanti da strapazzo che lucrano su ogni cosa, o vogliamo dare in mano a persone oneste per bene questa regione? Non anche se non piove, non ho detto che sia il Movimento 5 Stelle, ma una cosa è certa: non possono essere loro. Ed è per questo che oggi diciamo fuori dai Maroni, ma è un significato molto banale. Fuori dai Maroni tutta la gente che specula sui realizzati, sui anziani che non bisogna la dentiera. Questi soldi vengono proprio da lì, dalla sanità, dalle fasce più deboli, dalle persone che non riescono ad andare avanti. E allora noi oggi siamo qui per gridare fuori dai Maroni, ma siamo qui per gridare soprattutto: torniamo a votare per dare a questa regione, alle persone per bene, la possibilità di avere una giunta seria, trasparente e legale. Legale, legale. Quindi insieme a me, ragazzi, ancora una volta, giunta Maroni, fuori dai Maroni! Passo il microfono alla mia collega che ha fatto della battaglia all'illegalità nella sua regione, la Rossa Emilia Romagna, una battaglia di vita, Maria Raspadoni. Ciao a tutti, appunto sono Maria Raspadoni, sono di Reggio Emilia, grossissima da Reggio Emilia. Sia regionali che i miei colleghi romani mi hanno già raccontato quello che sta succedendo qua, quello che è il sistema con bene, io farò un piccolo ragazzino, un racconto della mia Emilia Romagna, a proposito di appalti.
Emilia-Romagna ci sono stati 366.000 euro a Reggio Emilia, nella mia città, di appalti che sono stati dati a Francesco Macri, durante il procedimento Emilia del 28 gennaio del 2015. Questo stesso Macri ha comprato, ha venduto una casa in Reggio. Sì, ma se lo mette più in casa, non vediamo niente. Nel 2012, lo mette più in alto. Per andare a prendere le magliette. Loro lo ricordavano che avevano preso la casa egregia da una persona che successivamente è il gruppo di famiglia qui per appunto associazione mafiosa nel procedimento Emilia. Non ricordavano che ci sono delle quelli che combattono contro la mafia hanno permesso che ci fosse il questore Domenico Mezziano, che vuole garci però il procedimento Emilia, che chiamava e diceva che la prima che le prime dei figli non venga, non si voti per Corradino, si voti poi per interessi, quindi il sindaco che poi è stato che poi è diventato sindaco, no, la diceva meglio che non votiate per Corradini, l'altra persona. Reggio Emilia ha avuto grandi elettorali, c'è stato il presidente di un seggio, Pietro Drammis, che nel 2009 ha fatto delle proprio appunto in lista per l'IDV, che ha messo due nomi, si chiamano Scarpino e Rivetti, sono due consiglieri comunali, sono poi diventati consiglieri comunali, ha scritto questi nomi, dicendo che voleva fare un favore perché gli stavano simpatici. Abbiamo avuto anche, purtroppo, non li potevo fare nella mia città. Ecco, io dico a queste persone che nella mia città i nomi li faccio quando mi pare, perché io non ho paura, e se c'è una persona che non ha paura, sono proprio io, perché io devo dare l'esempio, devo essere l'esempio per le persone, perché se io non mi permetto di denunciare, come posso pretendere che la gente della mia città faccia lo stesso? Allora quello che vi posso dire è che se riuscite, se avete un qualche sentore che ci siano state delle irregolarità, se per caso avete pensate che effettivamente ci siano delle regolarità sul vostro territorio, denunciate e mandiamoli tutti a casa, perché sono stati loro gli artefici del fatto che noi adesso ci ritroviamo a vivere in un territorio che è completamente corrotto, quindi denunciateli e mandiamoli veramente a casa, grazie. Adesso Patrizia Bedori, la nostra candidata portavoce sindaco a Milano. Siete bravissimi, siamo tutti qui a manifestare contro una cattiva amministrazione. Mi dispiace ricordare che non solo i soldi sono stati trovati all'interno di frigoriferi, ma ricordo che c'è anche un certo Stefano Lorusso che curava società offshore per il comune, i conti esteri a Lussemburgo. Soldi che ancora adesso non sappiamo quanti soldi hanno nascosto in tutti questi conti correnti. Noi diciamo semplicemente basta, ne abbiamo pieni i maroni. Se ne devono andare a casa. Ricordo ancora che il Popoli a Milano, più di 205 milioni di buco, affittato ad amici, a persone che non hanno i requisiti per stare nelle case popolari. Devono andare tutti a casa. Dobbiamo riprenderci ciò che è nostro. Onestà! Tutti! Onestà! 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 Un passo indietro, due giornalisti di Repubblica, la prima domanda che mi hanno fatto, ma non vi vergognate ad aver
candidato Alice Raggi che ha fatto lo stash dall'avvocato di Prego. Questa è l'informazione italiana, si lamentavano se poi gli dicevo che sono giornali di De Benedetti per essere numero uno del Partito Democratico. Vabbè, questa è l'informazione italiana. Allora. Li manderemo a casa anche i giornalisti! È proprio, pensavo che era più lontano. Io, guardate, lo dico con estrema sincerità. Grazie innanzitutto di essere qui sotto la pioggia. Sapete che un po' di pioggia non ve l'ha detto, vita. Fa meno male delle mazzette in sanità. Bravo! Noi di più di quello che stiamo facendo non possiamo fare, non lo possiamo fare, giriamo l'Italia, denunciamo episodi di corruzione, ci facciamo il mazzo, ci tagliamo gli stipendi, candidiamo incensurati, denunciamo qualsiasi cosa, denunciamo anche oggi la stampa, viviamo in una dittatura mediatica che non utilizza olio di ricino ma utilizza le menzogne della stampa per attaccare una forza politica pulita di questo paese. E guardate, ma siamo più forti delle loro menzogne. Oggi, se Salvini fosse onesto intellettualmente, lui per primo dovrebbe chiedere le dimissioni di Maroni. Qual è la differenza tra Maroni e Marino se non un'inversione di vocale? Qual è l'unica differenza? Nessuna! Questi hanno mangiato sulla sanità, hanno mangiato sulle dentiere, hanno mangiato sui pazienti. Cosa c'è di più grave che mangiare sulla sanità? Sui pazienti che hanno problemi, in un paese dove le persone si possono sempre curare meno. Cosa c'è di peggio? Qui in Lombardia avete, perché io non sono lombardo, votato, non voi, ma avete votato quelli con le scope in mano che dicevano oggi pulizia. Alcuni di coloro che presero i voti con le scope in mano oggi stanno in galera per mazzette sulla sanità. È vero o no? È vero! Che possiamo fare di più di quel che stiamo facendo? Questi non vanno più votati e dovrebbero essere in primis gli elettori della Lega per bene ad andare da Salvini a dirgli Maroni si deve dimettere perché politicamente responsabile delle mazzette sulla sanità lombarda. Ma che altro deve succedere? Gli hanno arrestato il vicepresidente dell'Assemblea regionale, uomo di Berlusconi e della Lega. Gli hanno arrestato il presidente della Commissione Sanità. Gli hanno trovato quattrini nel freezer, forse perché voleva congelare il capitale. Che altro si deve fare? Che altro deve fare? Deve succedere in questo palazzo affinché Maroni si dimetta? Cos'altro deve succedere? Però la Raggi ha fatto 25 anni lo stage, il praticantato dello studio che ha difeso Previti. E lo dicono quelli che con Previti ci hanno governato negli ultimi 20 anni. Sono fantastici! Sono fantastici! Mi sentite? Sì! Insistiamo, è dura! È dura, sì, anche senza microfono è dura! È dura perché il sistema è forte, è radicato, lo diceva prima Massimo. Ci ammalano con gli inceneritori e poi lucrano sulle nostre cure. È durissima perché i giornali sono in mano loro e sono sotto ricatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri che o tirano la linea a Renzi oppure li tolgono i finanziamenti. Le televisioni, la RAI è lottizzata, anzi ormai è proprietà privata della Presidenza del Consiglio. Ha piazzato tutti i suoi uomini. La stessa RAI che fa i servizi sulla Boschi che si toglie la giacchetta e non sul ministro Alfano che è indagato per appunto l'ufficio e il ministro Garante. Così, noi ci scoliamo, ci abbiamo contro tutti quanti, ogni tanto si sbaglia una parola e questo paese sbaglia una parola, è più grave una parolaccia delle mazzette sulla sanità, quando gli ospedali pubblici chiudono, quando in Campania hanno commissariato un ospedale per camorra in Campania. Questi, se avessero un briciolo di dignità, dovrebbero dimettersi e far votare subito i cittadini lombardi. Ripeto, Maroni ha preso i voti con la scopa in mano e oggi i suoi principali collaboratori stanno in galera. Lui stesso, che dobbiamo fare? Che altro deve succedere in questo paese? Il selfie dopo! Lo capite com'è? Uno si scola e si... Però i selfie sono anziani, signori. Io poi ridiamo perché si sta assieme, ci abbracciamo. Io ieri stavo con i truffari del salvabanca Macerata, dovete ascoltare la loro storia. Gente truffata da questo sistema, la mattina Urbino, gli studenti che scappano dall'Italia perché siamo in preda alla corruzione.
Oggi voi siete degli eroi coraggiosi sotto la pioggia qui. Lo so, siete degli eroi, ringrazio. Siamo guerrieri, siamo tanti. Andiamo, moltiplichiamoci. Lo so, lei di dov'è? Parole guerriere. Perché qua mi dico, io vivo a Milano, vivo, di dove sei? Io vivo a Milano, eccomi. Doveva cambiare tutto dopo Formigoni, no Vito, doveva cambiare tutto, guarda. Una grande, la signora fa i commenti sui lati, tra un po' ci tolgono tu. Prendete, prendete sempre da Roma. Dove non c'è corruzione a Roma, dove è stata amministrata la grande la mia città negli ultimi vent'anni, io come Milano che è in preda alla corruzione. Venite a Roma a vedere come funzionano le cose, venite. Cambia, facciamo diventare Milano come Roma. È così. È già così. Qua non è cambiala, qua dobbiamo forse far di più tutti quanti di più, perché non siamo più di truffatori, malfattori, ladri. Andiamo anche nelle TV, ci stiamo andando, non è facile, ci fanno sempre le stesse tre domande perché non vogliono che tu parli di temi, di soluzioni che il Movimento 5 Stelle ha prodotto. Io poi non ce l'ho con i giornalisti che fanno il loro lavoro spesso a 5 ore a pezzo. Però prima di credere a qualcosa che scrive un giornale, verifichiamo chi c'è nel consiglio d'amministrazione di quel giornale. Bravo. Perché se ci sta la banca, se c'è Berlusconi, se c'è De Benedetti, se c'è Agnelli, Elkan e Marchionne, è evidente che la linea non sarà sempre quella contro il sistema, ma quella per la conservazione del sistema. Bravo. È evidente. Compriamoci una radio, una TV, belle idee, con quali soldi che rinunciare, tutto. A tutto. Scusa, eccola qua, l'esempio. Fatti una foto così, con un dito. Dovete essere orgogliosi di questi esponenti, portavoce lombardi, Maglio Di Stefano, Vito Grimi, Giorgio, Massimo, Stefano, tutti quanti, Paola Carnelli, ci stiamo dando l'anima, lo vedete? Sono 3 anni che non ci premiamo mai, che non c'è weekend. Siete grandi! Grazie! Per che girano così, i cittadini li ringraziano e dicono guadagnate troppo poco. Siete grandi! Educazione a Salvini. Salvini, voglio a lavorare! Un governatore della Lega, vi fosse stato un governatore del PD, tu avresti chiesto o no le dimissioni? Tu questa sera stavi o no con la ruspetta a chiedere le dimissioni del governatore? Ma siccome Maroni è della Lega, tu non chiedi le dimissioni, questa è ipocrisia, questa è oscena ipocrisia. I leghisti in primis dovrebbero stare qua sotto a chiedere le dimissioni alle elezioni. I primi in primis dovrebbero essere i leghisti, le persone che hanno votato sperando che facessero pulizia dopo, non lo so, l'era, il regime Formigoni, che sta lì ancora presente la Commissione Agricoltura. Portacci sua! Questi hanno eletto Formigoni la Commissione Agricoltura. È così, io potrei fare quello un po' più calmo, più corretto, parlare ai giornalisti in maniera più, però non ne posso più perché vedo che stanno violentando il nostro paese, lo stanno violentando, e quindi basta freni inibitori, basta politica al corretto, basta, diciamo le cose come stanno, sperando che i cittadini italiani, la brava gente, si possa svegliare, perché basta aprire gli occhi per non vedere più. Democrazia sospesa. Oggi io stavo in un'intervista e mi dicono: ma perché non avete votato il canguro? Io ho risposto: ma è stato mai messo in votazione il canguro? La risposta è stata no. Cioè si vive nell'allucinazione collettiva, che è sempre colpa del Movimento 5 Stelle, poi arrestano sempre gli altri. Allucinazione collettiva. Sì, è una dittatura soste. Oggi c'è un presidente del Consiglio non eletto da nessuno, che porta avanti, grazie a un Parlamento abusivo e incostituzionale, la maggioranza del PD alla Camera, delle leggi, ma siccome non gli bastano i voti, a dargli una mano Berlusconi gli ha dato prima Alfano, che ci ha più indagati che elettori, ed è lui stesso indagato ministro degli interni, e dall'altra parte Verdini, che ha pure rinviato a giudizio per corruzione e bancarotta fraudolente. Poi ci dicono: com'è possibile recuperare la fiducia nel sistema bancario? Ma se chi fa le riforme costituzionali è uno a processo per bancarotta fraudolenta, per il crack del credito cooperativo, ma che paese siamo diventati? Speriamo che la mafia
elezioni! 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 Ma perché non l'hai menato quella volta? Per difendere la democrazia non possiamo andare al voto. Questo è il bel sillogismo. Non hanno abolito le province, hanno abolito la possibilità di votare. Non hanno abolito il finanziamento pubblico ai partiti, l'hanno trasformato. Non hanno abolito il Senato, hanno abolito la possibilità di votare i senatori. Napolitano pezzo di merda! E poi abbiamo l'altro. Allora, io vorrei non è vero che è vergognoso che sia stato ascoltato il presidente del Consiglio Berlusconi, tra l'altro mi vuole dirlo, ma l'ultimo presidente democraticamente eletto è stato Berlusconi. Lui si lamenta giustamente che è il colpo di Stato, Napolitano, lo spread è stato intercettato e oggi quelli di Forza Italia vanno in TV dicendo è uno scandalo, il colpo di Stato portato avanti da Napolitano. Ma Berlusconi e Forza Italia l'hanno riportato per la seconda volta, certo, è incredibile, ma lo capite che c'è un intero sistema contro i cittadini per bene che vogliono soltanto dare sanità pubblica alle persone in difficoltà, che non vogliono lucrare sulle dentiere. Venite a casa nostra e cercate nei congelatori, troverete, non lo so, delle maglie, non lo so, ottimo, nei congelatori di maglie, troverete delle polpette, delle zucchine surgelate, ma non le trovate i fasci di mazzette che sono stati trovati da Rizzo. Cioè io con Edino Spadoni, che sta qua, la collega emiliana di Reggio Emilia, ho dovuto dormire una notte intera davanti al comune per far capire, per fare in modo che i media parlassero delle infiltrazioni dell'andrangheta in Emilia Romagna, complice l'amministrazione del PD, perché le mafie non avrebbero la forza che hanno senza la corruzione della politica, la più grande arma delle mafie sono i politici corrotti. Vedete, se noi per far uscire una notizia dormiamo l'intera notte, facciamo 4 gradi sotto zero a Roma, 34 gradi la settimana scorsa, facciamo il sole meraviglioso, cammelli c'erano, la metro, se vi dovete spostare a Roma la metro è straordinaria, è perfetta, la potete prendere dovunque a Roma, perché sono tutti buchi a Roma, potete infilarvi e prendere la metropolitana. Esatto. Ora noi ci ridiamo, ma questo è il paese che ci hanno lasciato, dipende da noi, dipende anche un pochino dall'informazione, io lo capisco che dovrei fare delle domande, però cerchiamo pure di capire quello che conta in questo paese, che ce lo stanno rovinando, ma che rovineranno la vita. Io ai giornalisti dico che anche ai loro figli rovineranno la vita, perché così ci stanno togliendo tutto, anche ai figli dei giornalisti, che li rispetto, mi incazzo ogni tanto perché c'ho rabbia. Bravo! Però è così, bravo. Ci stanno togliendo tutto e non potranno continuare a campare se continuano a mentire, perché se mentono prima o poi i cittadini non li comprano più, certi soldi glieli dà la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Oggi il canone Rai, una parte andrà a questa televisione lottizzata, devo capire che dovevamo pagare il canone a qualcuno che ci mette. Ma soprattutto un'altra parte andrà ai giornali che vendono sempre meno, ma se facessero una domanda, un'interrogazione, perché vendono meno i giornali? Perché, lo so, è così, io me la prendo molto, non è che noi responsabili numero uno, sono in centralità, l'informazione ai suoi pecchi, ci sono i corrotti, ma vorrei che ogni giorno un giornalista andasse sotto a Salvini con il microfono e gli chiedesse, scusi, ma se al posto del Maroni ci fosse stato Marini, lei le dimissioni le avrebbe chieste sì o no? Incazzando, se al posto di un governatore della Lega vi fosse stato un governatore, pensate se l'avviso di garanzia se lo fosse beccato Vito Crimi. Che succedeva? Che i giornalisti da Malta a intervistarci? Facciamo un argasto. Serve una mano? No. No, ce la faccio. Vedete che ha il cellulare? Un avviso di garanzia, questi sono i manette, con le scope ora in manette, hanno mangiato sugli ospedali. Chiamiamo la Picerno! Cosa c'è di peggiore al mondo di mangiare sulla sanità pubblica? Che c'è di peggiore? Rubare fa schifo, ma rubare sui pazienti, sui malati e da figli di puttana. Bravo! Ma c'è chi si scandalizza per il cazzo.
che viva la Ale, i selfie! Fermi! Allora, vi chiedo una cortesia, allargatevi perché in fondo c'è una sorpresa. Quindi se non vi allargate non la vedete. Allargatevi! C'è una sorpresa! Giulio Frelli! Il bastone come fece, lo sai, Bene ragazzi, allora adesso con le magliettine, con gli ombrelli, tutti insieme circondiamo il pallone che non ci verremo e riusciamo, vediamo se riusciamo a circondare. Io ho finito le mani. Sono ottimista sulla cerchia. Dai che ce la facciamo. Thank you.
Direi che l'operazione del saltamento. Facciamo due giri. Ladroni a casa nostra! Morale!